Non solo fare delle riflessioni su un territorio come quello dell'Alto Sebino, che negli ultimi 10 anni ha visto chiudere 51 imprese e perdere 1.557 posti di lavoro, ma cercare le soluzioni partendo da infrastrutture e banda larga. Intorno ad un tavolo si sono riuniti nell'ambito di un convegno a Lovere rappresentanti della Regione Lombardia, amministratori locali, esponenti delle maggiori industrie locali come Lucchini, RS, Tenaris e sindacalisti. Partendo da quanto di buono in questi anni è stato fatto, si è parlato di opportunità per questo territorio che possono arrivare dalla legge di bilancio regionale. Un po' di finanziamenti sono già stati appostati sulla legge del turismo, adesso si apriranno dei nuovi bandi, sono già stati aperti e sono in corso di esecuzione bandi legati alla sistemazione, costruzione, ristrutturazione delle piste ciclopedonali, bandi che prevedono appunto il collegamento tra le diverse piste ciclopedonali provinciali delle province di Lombardia, e questo ovviamente potrà contribuire in maniera determinante ad uno sviluppo maggiore del turismo o del piccolo turismo sui nostri territori. Abbiamo ovviamente sollevato il tema infrastrutturale, il tema fondamentale della viabilità che rappresenta un forte limite per lo sviluppo di questo territorio, la necessità di pensare anche a poli intermodali anche su ferro, un elemento anche questo importante, e tutta l'infrastrutturazione anche relativa alla banda larga. Dall'altro canto c'è la volontà nostra di intervenire anche sull'investimento, sulla formazione, perché è fondamentale, ma soprattutto anche nel costruire reti in questo territorio, come abbiamo già fatto anche nei mesi scorsi, per garantire un migliore collegamento tra la scuola e il lavoro, soprattutto attraverso un investimento sull'alternanza e sull'apprendistato. La valorizzazione del centro storico e delle scalinate medievali, la realizzazione di un museo che contenga i reperti degli scavi della necropoli romana, sono i punti di partenza per Lovere e per l'intero territorio. Ora lo sguardo degli amministratori locali, non solo di Lovere ma anche della Val Cavallina e della Val Seriana, è rivolto verso la regione che potrà finanziare le opere. Si è in attesa che la regione ci convochi come comuni del G16. Per avere quell'accordo quadro che era stato prospettato dopo l'evento, durante l'evento di Floating Pierce dal presidente Maroni, che attraverso dei finanziamenti permetteva ai comuni di sviluppare dei progetti che, senza i quali non ci sarebbe stata la possibilità di portare a termine nuove iniziative. Sappiamo allo stato di oggi che la regione ha destinato dei fondi non ancora quantificabili, quindi non ancora chiaramente individuati come cifre, ma che sta preparando anche la bozza dell'accordo quadro di programma che verrà sottoposto agli enti nelle prossime settimane. Quindi anche questo discorso si dovrebbe finalizzare su un finanziamento che dovrebbe coprire l'arco di 2 o 3 anni.